Ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Se mi seguite sapete che sono stati in Giordania, infatti qua sul canale sono usciti ben 5 video che vi invito ad andare a vedere se non l'avete ancora visti, perché sono veramente bellissimi. E quando sono stata al Mar Morto ho fatto shopping, ovviamente. Vedete qua, ho preso un bel po' di cosine, soprattutto ho preso fango, ovviamente del Mar Morto, e anche lo scrub, questo è anche con il caffè. Non li ho ancora testati perché volevo aspettare per fare questo video, insomma, per testarli insieme a voi, per vedere se veramente sono così eccezionali come dicono. In più, quando sono andata ad Amman al supermercato, avevo acquistato i falafel da fare in casa, visto che là li ho assaggiati soltanto una volta purtroppo, allora li ho acquistati. Quindi mentre avrò questa maschera sul viso, visto che bisogna tenerla 15-20 minuti, inizieremo a preparare l'impasto di questo falafel, perché ho letto che bisogna lasciarlo riposare per ben un'ora prima di poter fare le palline, insomma, e farle friggere. L'unico problema è che sempre se mi seguite sapete già che io sono un disastro in cucina, quindi visto che sono da far friggere, insomma, intanto che si fa l'impasto, ok, ma a farli friggere ho paura di far esplodere la casa. Quindi continuate a seguirmi e vedremo cosa riuscirò a combinare. Aiuto, mamma mia. Ok, accendiamo anche la luce, almeno ci vediamo qualcosa. E iniziamo subito con il fantastico scrub, così vediamo un attimo se veramente lascia la pelle così bella come quando l'abbiamo testata là direttamente al negozio. Comunque c'è il video, potete andare tranquillamente a vederlo. Il profumo sa di caffè. Sì, sì, è proprio il caffè il profumo. Guardate qui, adesso lo proviamo, io ne ho prelevato un pochino e lo spalmo direttamente così con le mani, mi faccio un bello scrub, mi sono messo uno specchio qua davanti, almeno ci vedo qualcosa. Si è sentito rumore strano di sottofondo al ventilatore, perché veramente in questi giorni si muore di caldo, senza ventilatore o senza un condizionatore in questi giorni proprio non ci si può sta, si muore proprio. Comunque si sente il sale quando si massaggia sulla pelle. È uno scrub abbastanza fine, non troppo grosso, e vi dico la verità che è come se fosse quasi una crema, perché mi si è già assorbito tutto. Sì, sembra una crema che si è assorbita. Buono, buono, mi piace. Vabbè, ovviamente sono un pochettino arrossata perché i granelli se si strofinano sulla pelle, ovviamente danno un po' di rossore, ma è normalissimo. Ok, adesso vado a sciacquarmi e ci vediamo per l'applicazione del fango. Ok, mi sono sciacquata e la pelle è già veramente molto più morbida di prima. Adesso proviamo questo fango, sempre se riesco ad aprirlo. Aiuto, come cacchio si apre? È inapribile! Vediamo. Ah, ok, no, scherzavo. C'era questo da togliere. Non si apre nemmeno. Ah. Ma dai, ma chi è che l'ha inventato sto coso? Cioè è inapribile. Alleluia, ce l'abbiamo fatta. Però anche questo andrò a spalmarlo direttamente con le mani, perché mi sono dimenticata di andare a prendere il pennellino, solo per quello, quindi per far più veloce. Il profumo è buonissimo,
Vi giuro, è buonissimo il profumo. Non è come il fango che ci siamo spalmati là direttamente al Mar Morto, che quello là, diciamo che puzzava abbastanza. Invece questo è bello profumato perché comunque è arricchito con altre sostanze, altri principi attivi. Io me lo spalmo come se fosse una crema. Io ne sto mettendo un pochettino di più sulla zona T, quindi la zona del naso, della fronte e del mento, che è la zona che di solito è un pochettino più grassa, insomma. Consistenza bella morbida, bella profumata. Vi dico che sento un pochettino pizzicare leggermente la pelle, però niente di esagerato. Ovviamente se pizzicherà troppo andrò a sciacquarla immediatamente. Ok, se la teniamo in posa 15 minuti, mi sciacquo le mani prima ovviamente e iniziamo a preparare insieme l'impasto per fare i favolosi falafel. Ok, vado a sciacquarmi. Eccomi qua, quindi prendiamo una bustina perché ci sono dentro due bustine di mix. Questa operazione è facile, insomma, bisogna semplicemente versarla in una ciotola. Ah, col ventilatore sta andando polvere ovunque. Vabbè. E aggiungere 100 ml, o erano 150? Mi è venuto il dubbio. 150, vedete che io riesco a sbagliare anche le cose più facili? No, vabbè, la cucina non è per me. Arrivo subito, vado ad aggiungere 50 ml di acqua e poi la devo far scaldare perché serve calda. Un disastro, sono un disastro, niente da fare. Ok, 150 ml di acqua calda. Adesso la rovesciamo e iniziamo a mescolare. Bene. Si dovrebbe formare una pappetta in teoria che va tenuta a riposare un'ora. Intanto il fango sento che pizzica ancora leggermente, ma niente di esagerato, ecco, super sopportabile. E poi ci vediamo tra un'ora per fare le polpettine e farle friggere. Spero che arriverà anche mio marito, almeno mi darà una mano, altrimenti rischio davvero di far saltare in aria la casa io. Visto che non so se avete sentito sottofondo che è un rumore della moto perché è appena arrivato, quindi spero che mi darà una mano. Io sono un disastro. Intanto vi faccio vedere, ecco, adesso magari faccio un altro disastro per farvelo vedere, la consistenza. Mamma mia, il profumo è buonissimo, si sentono proprio le spezie. Il profumo è incredibile. Speriamo che anche il gusto sia così. Perfetto! Facciamo riposare un'ora e ci vediamo tra poco per il sciacquo della maschera perché mancano 5 minuti. Sì, tra 5 minuti devo sciacquarla, così vediamo un po'. Ok, ho appena sciacquato il fango e non so se notate che la zona qua delle guance è arrossata, direi abbastanza arrossata, ed è difficile che a me si arrossa la pelle perché non ho una pelle sensibile. Quindi devo dire che questi prodotti molto probabilmente sono molto forti, molto concentrati e non sono molto adatti a una persona che ha la pelle sensibile. Al massimo, se sapete di avere una pelle molto sensibile, mettetela solo nella zona della fronte, del naso e del mento. Evitate le guance perché veramente non so se si vede in camera, molto probabilmente non si nota, ma qua sono bella arrossata, sinceramente. Infatti sentivo un po' pizzicare, ma non credevo di diventare così rossa, sinceramente. Vabbè, niente, comunque noi ci vediamo tra un'ora per fare i falafel e spero proprio che l'arrossamento sia passato. Quindi ci vediamo tra poco. Stai Ok. combinando? Sto Cosa provando. vuoi? Che è qualcosa? Proviamo, facciamo così, un po' di meno. Non lo Paura so. che non cuocia bene all'interno.
Boh, proviamo, dai, facciamo io una mi prova. sposto, perché Aiuto, 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 aiuto. Luff. Minchia, che paura, che paura, che paura. Mamma. Lo sai che sono pericolosa io. Mamma. Non è un po' troppo olio? Dici? È meglio abbassare un pochino? È un po' attento da tutto. Ah, bravo. Lasciamo giù al minimo. Ecco, bravo. Mamma. Non so cosa verrà fuori da lì. Ma cosa sono, dei palloni? No, non dovrebbero essere palloni. Anche perché non vedi neanche cosa sta friggendo, si è scomposto. No! Si è scomposto qualcosa? Sapete che io sono un disastro? Allora. Verrà fuori una cosa con una forma oscena. No, no, ma neanche, si sta proprio scomponendo, è una ringa morta. Ok, niente. Quindi? Il primo è andato. Quindi? Gli altri li fai tu. Ah. Bene. No, non ci siamo proprio. Io ho seguito le indicazioni. E quello che è uscito non vi dico cosa è. No, si è spappolato. Prego. Tutto. Prego. Sembra troppo liquido. È che non penso che ci possiamo aggiungere della farina per asciugarlo. Cioè, no, guardate che roba. Cioè, cos'è? È immangiabile qualcosa qua. Il new falafel. No, è una pappetta uscita. Ma che è sto roba? Cioè, no, tu non parli quello che c'è sotto in infatti fondo. Ma che è sto un roba? Disastro. Aspetta. Che incubo. Ma che è sta roba? Ma dai. Scusi, si vede che è il composto che è troppo liquido. Ma che cavolo è sta roba? Ma adesso gli do un'occhiata io col composto. Ma perché se ci aggiungi farina non credo che vada bene. Boh. Sì, sì, metto a posto. Il nostro chef consiglia aggiungiamo un po' di pane grattugiato. non so cosa verrà fuori, o magari si asciuga un attimino e riusciamo a risolvere un po' il problema. A sto punto è meglio fare veramente 100 ml di acqua e non 150 come c'era scritto. Vedi, io prevedevo il futuro. Io sono sempre quello che risolvere i casini degli altri. Soprattutto i miei, in cucina, soprattutto. Meno male che abbiamo mio marito che è bravo in cucina. E sapete che ha il suo canale qua su YouTube, vero? Ve lo lascio sotto in descrizione se volete andare, ecco, a darci adesso, un'occhiata. Adesso sono più contento della consistenza. Sì, che... esatto, bravo, bravo. Quindi, fai tu. Oh, proviamo a far così, È un pochettino più solido, quindi in teoria non si dovrebbe scomporre come è successo prima. Esperimento numero 2. Ok, l'esperimento è riuscito. In effetti è molto meglio. Quindi adesso cominciamo a farle un pochettino più grosse. Sì, lo so. La mia... Mi distrugge i miei. Mi distrugge. Mi distrugge le mie opere. No, è più forte di me. Non esiste, lei non in cucina non esiste. Zero. Comunque questa è la mia sbobba. E queste qua sono le sue polpettine. Perfette. La perfezione, Cioè, guarda, niente fa. È così. Mangio questo capicolino. Assaggiamo. Facciamo una prova assaggio. Oddio, okay. L'odore non è che mi piace più di tanto. Ma sono fatte con che cosa? Aspetta. Non mi ricordo, c'è un bel po' di roba. So che c'è dentro anche un po' di spezie come il cumino, roba del genere. L'odore è strano. Fa schifo. Cioè, somiglia a tè verde, ma più o meno. Ricorda il tè. Non c'entra niente con il falafel, vi giuro. Manca sale e un po' amaro. E sembra di mangiare delle foglie di tè triturate con della menta. Ma dimmi che non è la cena, quella roba qua, perché no, parte di dolce. Se poi poteva essere lavenda, sono le 4:30. Però notare che belle che sono. Sono bellissime. Belle sono belle. Però non sono buone. C'è dentro cosa? Il coriandolo buono. Sì, forse ci ho detto che un po' di coriandolo. A parte il cumino che lo odio. No, io odio il coriandolo invece. Non so qual è la spezia che odiate di più voi, scrivetemi qua sotto nei commenti. Io odio il coriandolo e lui il cumino. Che cosa vuol dire? Adesso? Mi sa che questi qua le mangeranno le galline.
Cioè, veramente vi giuro, non c'entra niente con i veri falafel. Se andate in Giordania, non acquistate assolutamente quei preparati qua, perché sono una fregatura. Ricordo che l'ho pagato poco, ma non vale niente. Cioè, ma detto in sintesi, il falafel in pace, sono un po' ignorante, ma il falafel in pace, che cavolo. E le polpettine di ceci. Di ceci? Che hai detto io, no. Tranne che ceci? No, assolutamente. Cioè qui c'è dentro sesamo, si sente il sesamo, si sente il cumino, si sente le spezie, stanno che? Una foglia di tè, marcia, forse. Sì, perché... sa di tè, non c'entra niente col falafel. Niente, vabbè, pace, esperimento non riuscito per niente, bocciatissimi. Quindi sti cacchio di falafel proprio zero, non c'è niente da fare. Ma spero che ne hai comprato solo una di confezione. Ma ce ne sono dato un bustino, qual è il problema? Sì, ma sono in polvere, polvere. Sì, sì, polverina. Sì, ecco, allora con la polverina qua lascia, cosa facciamo? Cosa? Con sul pastone buttiamo nel campo che si arrangiano le galline. Tanto perché... facciamo cuocere, almeno non mangiano le galline. Faccio bollire, faccio la sbocca. Vabbè, che comunque noi ovviamente, come dico sempre, non sprechiamo niente. Se c'è qualcosa che non ci piace, lo diamo alle galline. Quindi lo faremo cuocere e lo diamo alle galline, basta. Niente, comunque... Diludendo, molto diludendo. Molto. Niente, il rossore del fango è passato subito, nel giro di qualche minuto, quindi quello... niente da dire, la pelle è bella morbida, almeno quello. Ho capito! Rosso, ma questo no, è bocciatissimo. Però, attenzione, se fate come ha fatto lei, che ha fatto i fanghi, giusto? Sì. E quindi tutto il fango un po' si irrita la pelle, cioè diventa un po' rossastra. Sì, si è arrossato un pochino. Vi trovo la soluzione giusta, ideale. Se questo qua, voi comprate questo, essendo tè verde, proprio lo mettete in faccia... È vero, fate la maschera con guarda, questa, facciamo, invece del fango. Facciamo subito la prova. No! Come no, vieni qua. No. Non si gioca con il cibo. Infatti, questo non è cibo, questo qua è mangiare per le galline. È sbobba. No, cioè... mangiare delle galline proprio, quindi. Ok, saranno contente le galline. Oh, sì. Vabbè, niente. Comunque, se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace. Come vi ho detto, vi lascio qui sotto in descrizione anche il suo canale. Immediatamente a vedere tutti i video che ho fatto in Giordania, se non li avete visti mettete un mi piace e alla prossima, al prossimo disastro. Soprattutto quello che ha mangiato i falafel, no? Non hai mangiato i falafel, no? Una volta in un villaggio e basta. Sai cosa mi tocca fare adesso? Cosa ti tocca? Devo bere mezza bottiglia di grappa per digerire quella roba qua. Ma l'hai assaggiato appena appena pane e salame, una grappa. Ci vediamo, ciao. Beh, pane e salame, ciao a tutti.